Con Leonardo Canuzzi da TPT Pavimenti. Buonasera. Sera al margine delle premiazioni della Coppa e del campionato di prima divisione. TPT Pavimenti che ha visto due capocannonieri, sia in campionato che in Coppa, ovvero il campionato Francesco Trotta e in Coppa Gabriele Laganga. Secondo posto in classifica, premio disciplina. Un'annata dove non è arrivato l'acuto, però insomma un'annata di grande livello. Sì, sì, è stata un'annata comunque vada sempre buonissima, per l'appunto, come hai detto anche tu, abbiamo avuto due capocannonieri, Francesco in campionato e Gabriele in Coppa. La Coppa siamo andati un po' così e cosà perché quest'anno siamo usciti ai quarti. Campionato siamo arrivati secondo, è andato benissimo il campionato, siamo un gruppo affiatato e non c'è da dire nulla per quest'anno. Tra l'altro abbiamo vinto anche la Coppa Disciplina e quindi si gioca proprio no, molto. Nella WISP comunque è una coppa molto importante. Molto importante. Sì. Magari il presidente avrebbe mirato certo, ad sì. altri traguardi, però certo. Insomma, al di là di questo si è creato, credo, un bel gruppo, un gruppo che durante tutto l'anno, insomma, è sempre stato nelle prime posizioni e ha chiuso con il miglior piazzamento di sempre. Sì, sì, siamo un gruppo affiatato, un gruppo unito, abbiamo avuto anche purtroppo tanti infortuni. Però comunque il prossimo anno puntiamo a fare sempre meglio. Grazie. Ciao. Con Nicola Chigiotti, portiere del Barbagianni, finale contro il Barbiere, persa e rimonta, eravate partiti molto bene, l'avete messo in difficoltà al primo tempo, poi cosa è successo? Poi è successo, tanto ieri la Dea ha perso, il Barbagianni ha perso stasera, si è fatto il double. Niente, siamo partiti bene, andati sul 2-0 mi sembra. E poi è successo che sbagliando gli altri sono cresciuti, noi ci siamo un pochino fregati da soli, ci siamo fatti gol da soli, disattenzioni e niente, sono venuti fuori loro. Poi si sono chiusi bene, difficile far gol, salvataggi, e poi sbagliando dopo schianti anche fisicamente, loro messi meglio e bravi, bravi loro. Campionato e Coppa, insomma. Squadra, insomma, il Barbieri. Sì. Grandissimi, grandissimi valori. Nonostante fossero in otto, sono stati bravi a gestire tutte e otto le persone con i cambi, non ci sono state polemiche, cose magari nella mia squadra qualcosa non è andato giù. Sono i quei piccoli dettagli che poi nella finale si vedono. Guardandola, Nicola, proprio c'è stato un momento sul 2-2, azione vostra palo contro piede 3-2. Tante volte magari si dice, ma le partite le decidono... L'episodio, partite tirate con due squadre, diciamo, buone, e rimanevi in corsa, facevi il gol lì, poi lo rifacevano loro, poi insomma rimanevi in corsa, non perdevi la bussola in mezzo al campo, però poi vedi, quando poi ti mancano dei giocatori in mezzo al campo che fisicamente calano, oppure non ce la fanno più, succedono cose qui, però merita a loro. E questo è il Torrini, bravo, che ha preso la Coppa Disciplina. Un tempo picchiava il Torrini. Guardando un attimo al campionato, come cosa questa stagione, il Barbagianni comunque autore di un'ottima stagione, terzo in campionato, finale di Coppa. È mancato forse qualcosina per vincere, però insomma il campionato è veramente una stagione di grandissimo livello. È mancato il campionato, diciamo, lo scatto decisivo per fare i playoff, che con, diciamo, il Montalcino sono buttati i playoff lì con i 3-3 e poi niente, siamo arrivati con i giocatori contati, perso lo scontro diretto con loro, loro sono andati a vincere il campionato senza fare playoff, bravi loro, la Coppa ha dimostrato il loro buon momento di questo campionato e niente, poi la vediamo con il Mondialito di insomma cercare di fare la nostra, anche se ora siamo un po' calati tutti. Devo essere sincero. Però insomma il Barbagianni è sempre una delle squadre. Sì, si arriva lì. Prima si arrivava in finale e si vincevano, ora si arriva in finale e si molla prima. Vai. Grazie. Con Nicola Capasso, Fabio Di Girolamo, Frenzi Mercochi, l'Atletico Barbieri, vincente in campionato, vincente in Coppa, double. Guardiamo un attimo, faccio una panoramica sui trofei. Miglior portiere Nicola, insomma una stagione... da incorniciare. È stata dura, lunga, però ci siamo divertiti, mi è piaciuto il festeggiamento con le famiglie, questo è l'importante, essere un gruppo di amici come sempre, anche se qualcuno ogni tanto gioca meno, però c'è sempre.
Ora però puntiamo al regionale. Infatti l'appetito viene mangiando, Nicola, miglior difesa, tanto del successo del Barbieri è passato anche da questo, seppur ci sono giocatori di grande qualità anche nel reparto offensivo. Ne ho fatti poco quest'anno, perché sono mancato tante partite. Però insomma dicevamo... Però è importante vincere, se vince tutto, cioè, vince la squadra e siamo anche amici. Nicola, guardiamo un attimo su questa partita. Partenza un po' di handicap, 2-0 Barbagianni, era partito bene, ha avuto anche diverse occasioni, sono stati bravi a disinnescarle, siete rientrati e poi nel secondo tempo avete insomma preso in mano la situazione. Questo è segno di squadra solida, unita e che non si lascia intimorire da pochi minuti di difficoltà. È uscito fuori il gruppo nel momento del bisogno e ci tengo a ringraziare tutta la squadra per l'ennesimo premio miglior difesa, perché senza una squadra che copre bene, che mi consenta di prendere pochi gol, questi premi non li avrei mai vinti. Grazie a Fabio che tiene in piedi tutto, senza di lui la squadra non esisterebbe, e grazie a tutti quelli che ci sono stati stasera e durante tutto l'anno. Prezzi, facciamo un'ultima chiusura su questo regionale, la squadra che rappresenterà Grosseto, facciamo... anche perché l'ha vinta solo una squadra a Grosseto. Esatto. Vince anche noi, per forza. Dai, è vero. Noi naturalmente... Ti posso dire un'altra cosa? Vuoi fare un complimento ai ragazzi, che chi ha spostato turni, chi era a lavoro fuori è venuto ha fatto di tutto per esserci. Questa è la cosa che è il bello di questa squadra. Nei momenti giusti esserci sempre. Lui è tornato dall'Albania con la febbre, Marco è venuto da Roma che era a lavoro, Raffaele... Tutti, squadra unita. Siamo sempre un gruppo di amici prima che un gruppo squadra. E poi infatti al di là della... bontà di vincere trofei, ma anche quello che poi porta a organizzare squadre, a giocare, a ritrovarsi per stare insieme. Complimenti ragazzi. Grazie Davide. Grazie.